5-0. Oh, Filippo, ti aspettavi un Napoli delle fatto dalle riserve così devastante? Assolutamente sì. Tecnicamente, qualitativamente sono nettamente superiori. Però c'è anche da parlare di un Palermo scandaloso sotto porta, perché la Duronte, invece di appoggiare la palla in rete, la butta in curva, in curva, se non fuori dallo stadio. Beh, Filippo, ma a 0,20 di expected goal. Beh, cioè, ho capito che... Ma guarda che ho avuto una grande fortuna che sta partita non ha vista nessuno, quindi puoi dire quello che ti pare. Cioè, per cerca di essere pure meno critico. Meno critico. Prego, prego, Franci, prego. No, no, nel caso l'ho dovuta vedere per forza, allo stadio, però ho perso il primo gol io, ero fuori allo stadio, non ero ancora entrato. Pensa con quel grande pathos per questa partita che è entrata dopo. Possiamo dire, possiamo dire, Salumiere, anche un gran gol di Ngonge. Posso dire una cosa? C'è un fenomeno a Napoli. Cioè, eccoci qua. Chi è? Vedetelo, Beh, viene, viene dalla Premier. Viene dalla Premier. È lui? Sì. Beh, in effetti. C'è un fenomeno. Il fenomeno mi sembra esagerato, Signori! Signori, è diventato il mio sponsor del telefono. Il nuovo Mare Kamsic, Francesca. Signori, aspetta, aspetta. Ho due partite già, madonna. Ho bisogno un attimo di capire a livello di intelligenza tattica, ma nei primi 40-45 metri di campo, capito? Perché dal 40esimo metro di campo in poi, perfetto, fisicamente, allora, tecnicamente. Un attimo che trovo le lights. No, comunque volevo dire una cosa. Prego, diciamo, prego. Che Palermo ha avuto due sfighe, nel senso la prima papera di Sirigu sull'1-0, se non la sblocchi, ma non era così semplice. Gioca ancora Sirigu? Il problema è quello. Scusate, ma De Planche non gioca? Chi? Ma perché c'è Fube in live? Vabbè, lasciate stare, non capito un cazzo, importa. Quello con gli occhi azzurri, ragazzo della nazionale. Che ha fatto? Riposava oggi. L'hanno lasciato in Lancia, ragazzi, è un portiere fortissimo che voi non conoscete perché siete ignoranti, ma è fortissimo. No, quello della nazionale, ragazzo con gli occhi azzurri. È fortissimo. Ci descrive le caratteristiche di questo. Francia? No, no, lo conosco perché... Diciamo che era l'ex di una mia fidanzata e quindi lo conosco molto bene. Come? Sì, l'ex sì. Della tua fidanzata? Sì. C'è dell'astio? No, assolutamente. Quindi lo conosco abbastanza. Gli ho fatto anche una canzone, tra l'altro. Però è fortissimo. Lo conosci proprio bene, allora. Ma la canzone l'hai fatta sulla fidanzata o su lui? Non ho capito. Poi te lo racconto, Ciccione. Ma è stata prima con te o prima con lui? No, prima con lui. Pensa un po'. Pensa un po' dove cazzo siamo finiti. Comunque, allora, vediamoci un po' di highlights e poi andiamo sul McDonald's. Oltre 40.000 spettatori, tanti cambi da parte di Antonio Conte che non rinuncia al solo Lobotka tra i titolarissimi. C'è Ngonge voglioso di conquistare lo spazio. Grazie anche a Sirigu che torna qui. Un leggero e rapido passaggio al Napoli, ma soprattutto una lunga avventura al Palermo che ritrova... Dopo l'ultima gara nella finale, ma che Gocea, non riesce a contenere l'esuberanza di Ngonge, che è inarrestabile questo sinistro, imparabile. Oddio, siamo puntati. Stava scherzando alla traiettoria. Doppietta di Ngonge, che aveva giocato solo una mezz'oretta nelle prime due gare stagionali. Poi l'ha tenuto lì, poteva muovere stasera a fuoco lento Antonio Conte per scatenarlo in questa serata. Saric, cross del bosniaco per Brunori e l'Eduaron, francese arrivato alla Brest, debutto da titolare in stagione con il Palermo. Solo Palermo. E lui il più pericoloso in questa fase di gara. Caprile. Questo è rigore, sbagliando certamente, poi c'è questo contatto. Valutazione di campo dell'arbitro. Incredibile, che viene questo confermato rigore dal VAR. Tutto nella norma. Altissimo l'Eduaron su Juan Jesus. Brunori protegge palla, destro, palo. L'Eduaron. Minchia, solo Palermo, ragazzi. Vedi questo. Ma vedi questo. Palermo, il Napoli respira con la palla, concede qualcosa, poi da corner sette uomini in area, i due migliori spettatori arrivano sulla palla pennellata. Juan Jesus ha fatto la dedica stile Totti per il 3-0 primo tempo. Poi ve la faccio vedere. E non finisce così, c'è anche David Neres che carica ulteriormente il Maradona con un sinistro di rara potenza. Inizia la ripresa, palla vagante in aria per Fasic su Gilmour. Per l'arbitro c'è violenza
in questa giocata di Vlahovic, che cerca e guarda la palla, poi ricadendo nel movimento dinamico. Ma non è mai rosso. Kilmour, espulsione viene confermata da Vlahovic. Si deconcentra un po' il Napoli con l'uomo in più e largo vantaggio. Brunori sull'errore di Rafa Marin, destro largo dell'italo brasiliano. Comunque il Palermo ora qualche occasione. Anche il Palermo ci mette del suo dietro con Ceccaroni, che cerca una giocata troppo raffinata sulla pressione di Simeone su Bagna. David Neres. Anche il primo gol della sua avventura al Napoli, forte, dopo Neres, gli assist. È forte, regà. I numeri e le prestazioni sono tutte dalla sua parte. Da Big Rom, e dai. Anche da quella di McTominay, che segna il 5-0 e risulta con grande, comprensibile trasporto per il primo gol della sua avventura al Napoli, dopo l'esordio già molto positivo contro la Juventus. Zerbin si accentra, McTominay on fire, destro, traversa pieno. Mamma che giocatore. 5-0 per il Napoli, che troverà agli ottavi con l'entusiasmo del suo pubblico. Attenzione, attenzione, a Roma. Però, Lazio. Allora, occhio. Ma, il Napoli chi incontra adesso? La Lazio. Aspetta che c'ho la Lazio. No, in Coppa la Lazio. Ah, la partita, eh? In Coppa parlano. Vi faccio vedere, ecco qua. Allora, Lazio-Napoli, Inter-Udinese, Roma-Samp, Milan-Sassuolo, Juve-Cagliari, Fiorentina-Empoli, Bologna-Monza e Atalanta-Cesena. Perciò Lazio-Napoli, non Napoli-Lazio, no? Giusto? Sì, Lazio. Sì, Lazio, perché è meglio classificata lo scorso anno. Guarda la Juve. È meglio classificata. La Juve e l'Atalanta vanno in semifinale. Quindi stai già dando per scontato che la Juve ha fatto la Fiorentina. La Coppa Italia lo sai. Allora, Flavio, in campionato, però la Coppa Italia è proprio la competizione della Juve. Cioè, lì proprio non c'è. Puoi dire quello che l'anno scorso l'abbiamo vinta, non si sa come. Cioè, alla fine la vince sempre la Juve. Allegri, cortomuso, Allegri, spessore. Roma-Milan nei quarti. C'è un messaggio che dice: chiedi a Francesca cosa è successo allo stadio. Che è successo allo stadio? Allora, io sto in curva A, quindi praticamente il settore ospiti sta a fianco al mio. In realtà è successo che all'inizio della partita il settore ospiti era quasi vuoto, dico la verità, e mi aspettavo molta più gente. Fischia il primo tempo, arriva una mandria di gente nel settore ospiti, non potete capire, e nell'esatto momento in cui mettono piede il primo scalino, che fanno? Iniziano a lanciare fumogeni e bombe carte, quindi per una decina di minuti, un quarto d'ora è stato uno scempio di lanci di fumogeni, eccetera. Infatti, per esempio, nella curva inferiore molte persone, diciamo, hanno arretrato un pochettino, giusto per non farsi male. Però, raga, che palle, posso dire la verità, che palle, Cristo sa, che palle. Cioè, i ragazzi stavano lì perché per i fumogeni non si vedeva praticamente niente. Era diventata una cappa proprio, c'era una nebbia assurda, e per buoni 5 minuti i ragazzi hanno praticamente palleggiato in mezzo al campo perché non potevano iniziare. Decibel Bellini, lo speaker, ha parlato più di una volta cercando di avvisare, ma ha parlato un 3-4 volte, ma non smettevano mai praticamente. Per 20 minuti ce ne siamo detti di tutti i colori, da un lato e dall'altro. No, ora sembra che lo dico e lo faccio apposta, ma non voglio andare errato. I tifosi del Palermo sono gemellati con i romanisti, è vero? Sì, 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 infatti è stato proprio un... Cioè, era Napoli-Catania, Roma-Palermo, era proprio l'asse. Vabbè, ragazzi, cose così non ci interessano di solito. Quindi, no, però questa mi interessa. E McTominay gli ha detto: Politano, il compagno più scarso, ogni volta che gli passo la palla la perde. No, ma non è vero. No, mi sembra una dichiarazione vera. Sembra molto ria. Dai, ma è proprio vero. No, io volevo fare una domanda al ragazzo del Palermo, se me la concedete. Certo, Filippo, prego. Cioè, Filippo, ma cosa succede a Palermo? Cioè, nel senso, è possibile, leggo, Sua Altezza lo sceicco Mansour Bin Zayed va comprato, no? Sì. Va comprato, sede, metà non riuscita a risalire in Serie A, stata a metà classifica, via dei 5 gol, giocata ancora con Sirugo, cioè, ma sto come si chiama? Altezza sceicco. Appunto, lo vedi, tante volte uno ti compra il grande arabo, ma poi se non investe nel calcio, sì. Fermo un attimo. Perché gli investimenti ci sono stati spesi più di 50 milioni sulla squadra. È male, però. È stato costruito un centro sportivo per la prima volta. Fatelo parlare. Anni di storia.
dopo oltre 100 anni di storia, è stato ristrutturato il Barbera, ancora è in fase di ristrutturazione, e il Barbera non veniva toccato da Italia 90, lavori che dovrebbe fare il Comune di Palermo, ma che non vengono effettuati praticamente mai, se non perché il City Football Group mette la moneta, quindi gli investimenti arrivano poi sul campo. Quindi Filippo, che disastro. Perché il primo anno loro hanno dichiarato che volevano mantenere la categoria, è stata mantenuta. Il secondo anno che vogliono lottare per la promozione, abbiamo lottato per la promozione, infatti siamo usciti in semifinale playoff, e quest'anno siamo partiti malissimo. Quest'anno se non va in Serie A è un fallimento, ma i due precedenti no. Perfetto, perfetto. Quindi tu credi in questa proprietà? Pensi che il Palermo torni presto in Serie A? Sì. Assolutamente sì, quando loro arrivano e dicono che loro vogliono un sportivo, loro dicono noi vogliamo un centro sportivo, e danno tutto quello che formazione, dici tu che siccome potrebbe essere, sono pazzi, non voglio difendere il Palermo, però a spendere stanno spendendo, poi cioè anche la, ma io la spero dove, hanno preso allora, c'è il nuovo obiettivo, ragazzi, hanno speso. C'è il nuovo obiettivo, se arriviamo a 100 cioè, decidiamo noi cosa mangia il milanologo, ok? Facciamo così, mangia quello che diciamo noi. Allora facciamo migliore e peggiore di questa partitaccia. Come una partitaccia? Sì, eccolo qua. Parto proprio dal salumiere, prego. Allora, vabbè, il migliore lo do, se no, vengo oggi, non so come mai è uscito. Scusa. E il peggiore, vabbè, lo do, ti dico la verità, Marin, non mi è piaciuto. Si vede proprio Marin e Gilmour ancora non sono rodati. Però vabbè, ci sta, giocato poco. Poi potrei darlo anche a Spinazzola. Ciccione, che cazzo vuole? C'è Carroni è centrale, né mai terzino sinistro. Vabbè, ma Greg dai. Ma pezza la grafica. Ragazzi, io devo salutare. Ciao, 11 metri. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Forza Roma. E prego Filippo. Basta, Marin peggio. Se, Filippo, se ci vuol dire il migliore e il peggiore del suo Palermo. Ok, no, perché non mi arrivato a Ok, il peggiore Sirico, cioè se la gioca con Butter e c'è Carone, ma Sirico per me è il peggiore in campo in assoluto, tre responsabilità su tre dei gol che abbiamo subito. Il migliore per me è Brunori, perché Brunori ha fatto una partita incredibile e mi va a dimostrare ancora una volta che se a sostegno... Brunori è un bel giocatore, eh? Sì, assolutamente. Cioè praticamente Francesca, io leggo da una parte che questi hanno giocato 3-5-2, questo ha messi 4-3. Ma santo, non se può andare avanti così, però non se può, troppo incantato. Cioè, facciamo le gambe che faccio via per culo. Praticamente ha attaccato solo il portiere. Era un 3-5-2 mascherato, ragazzi, era un 4-3-3 in fase di non possesso e 3-5-2 in fase di possesso. Quindi tanto torto non ha col 4-3-3. No, Greg, non lo paghiamo. Non signori. Voglio andare errato, ma la faccia di Peda è sbagliata. No, vabbè, no, dai. La voglio cercare, ma infatti sto cercando le facce io. Prego, Francesca. L'obiettivo mio è rimandare Greg. Allora, io parlo, diciamo, delle sensazioni da campo, raga, perché secondo me dallo stadio si vede proprio completamente un'altra partita, per cui vi dico... Migliore in campo secondo me se la giocano Gonghi e Neres, mentre peggiore in campo Marin. Scatenato il salumiere in chat. Non le posso dire. Quindi. Prego, Franco. No, abbiamo capito che Gilmour e Lobotka insieme non dico che si pestano i piedi, ma ragazzi sono troppo uguali. Cioè puoi farlo con il Palermo, con tutto il rispetto per il Palermo ovviamente, però effettivamente un centrocampista in interdizione, cioè non puoi giocare senza centrocampista in interdizione, perché Raspadori fisicamente non ti può dare una mano, né Ngong e Neres, quindi figurati. Mi è dispiaciuto, ecco, però comunque ha fatto la sua partita secondo me. Perfetto.